Dove se n'è andato Elmer, che di febbre si lasciò morire, dove era bruciato in miniera. Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa, e l'altro che uscì già morto di galera. E cosa ne sarà di Charlie, che cadde mentre lavorava, e dal ponte il colombolo sulla strada. L'altra d'amore, è meglio uccisa in un bordello dalle carezze di un animale, è di consumata da uno strano male, è l'inzi che insegue la vita lontana dall'Inghilterra, fu riportata in questo palmo di terra. Generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto, dove i figli della guerra partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero in te. Dove Jones il suonatore, che fu sorpreso dai suoi 90 anni, e con la vita avrebbe ancora giocato. Lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino, mai un pensiero, non al denaro, non all'amore né al cielo. Lui si sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate, mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di liquore?